Ho sentito proprio una botta forte forte e tutte le di fa tutto l'appartamento. Ho preso, ho sceso le scale e tremavo come una foglia. Hanno pensato a una bomba o a un terremoto gli inquilini che sono stati svegliati nel cuore della notte quando due pilastri del loro palazzo hanno ceduto. È successo a Ortona, in contrada Fontegrande, un quartiere popolare composto da palazzine ater. Intorno alla mezzanotte il fabbricato si è scosso e 13 persone suddivise in 8 unità abitative sono state costrette alla fuga. Uno scoppio come una bomba e poi ho visto come vedere la terra quando si apre, che si apriva dentro casa mia, il muro, tutto quanto si stava spaccando. In quel momento ho preso mia moglie e ho detto usciamo, che qua il palazzo crolla. E io la mattina sono sceso, controllo ogni giorno i pilastri. E ieri mattina mia moglie gli ho detto guarda, si è allargato ancora di più questa... Perché controllava i pilastri tutti Perché i giorni? Perché è da diversi giorni che ho visto che i pilastri erano crepati, ma da diversi giorni. E lo avete segnalato all'ATER? Sì, avevo telefonato all'ATER. C'è un dislivello preoccupante e crepe nei piloni. Gli inquilini segnalavano questo all'ente che gestisce le palazzine. L'ATER alcuni mesi fa è intervenuta, ha completato i lavori e ora è all'opera su altri fabbricati del quartiere. Erano lavori di manutenzione ordinaria, non di ristrutturazione, così il direttore dell'azienda. Questa iniziativa di manutenzione rientra in attività manutentive, come dire, di primo livello, cioè se degli immobili, non questi, hanno una caduta di un frontalino, hanno un problema su un balcone, hanno un problema su una facciata, e evidentemente queste vengono segnalate e poi oggetto di iniziative di istanza da parte nostra per costruire programmazione. Un conto è invece intervenire dal punto di vista strutturale, della parte come dire, più importante dell'edificio che merita come dire, delle analisi diverse. Ripeto, come vede qui ci sono delle palazzine che sono simili e quindi la domanda è come mai questa ha avuto una problematica di questo tipo e quella a fianco no? E mentre l'ATER sta capendo dove trasferire gli inquilini, il comune si è mosso per trovare degli alloggi temporanei. Alcune hanno trovato alloggio presso altri familiari, 4 famiglie invece sono state alloggiate presso un B&B della città e adesso valuteremo anche il futuro perché sicuramente i tempi saranno molto lunghi. In mattinata alcuni inquilini sono rientrati a casa, giusto il tempo di recuperare gli animali domestici, qualche panno o il cellulare. Poi però i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere il recupero dei beni perché il palazzo è instabile e continua a muoversi. A breve i lavori di puntellamento e messa in sicurezza. Per gli inquilini intanto solo un grande spavento, fortunato esito di una storia che sarebbe potuta finire in maniera ben peggiore. Dobbiamo ringraziare che non è crollato perché a quest'ora non ci sarebbero i morti da levare da là. Per poco ci siamo salvati.